Come on.
Te la passo, te lo alzo, ti faccio tutto quello che vuoi. Te lo alzo. I cornetti, te lo alza, te lo alza. Bene ragazzi, anche i cornetti questa sera, cosa vuoi per tutta la vita? Sentite? Buongiorno, è fresca l'acqua? Bella, bella. Oh, ciao ragazzi, vi aspetto a Messina il 25 luglio, il quinto moto raduno Pirates Messina. E no, invece ti do. Oh, ciao, ciao Veleno. Come stiamo, come stiamo? Stiamo bene, siamo avanti. Ma come mai quest'anno? Allora, il nostro raduno è troppo grande, lo sai, quindi è rischioso e abbiamo deciso di non fare. Ho la speranza che l'anno prossimo ci riscattiamo. Ma io penso che l'anno prossimo lo faremo. Grande. Ne sono convinto. Grande, saluto. Saluto a tutti i ragazzi, tutti i motociclisti, e un abbraccio grande a te, Valerio. Grazie. Sei sempre speciale. Grazie. Grazie a te, Giotto. Ciao. Dov'è il tuo posto? Ciao. Salve. Salve, scusa se ho davanti. Dov'è il tuo posto? Uè, carino. Con permesso, ragazzi. Siamo arrivati anche questa volta alla fine del video, ragazzi. Volevo ringraziare particolarmente Antonio, il presidente del motoclub Slavovati di Scalea, tutto lo staff naturalmente, ma soprattutto anche Veronica, che mi è stata molto vicino, si è preoccupata per me per tante cose, e naturalmente grazie anche alla mitica Jenny, che era un bel po' che ci dovevamo vedere, ma come sempre quando c'è lei è tutto un altro raduno, perché lei è inutile dirlo e ripeterlo, lei è la migliore. Grazie Jenny, grazie di tutto. Niente ragazzi, io mi sono sentito a casa come al solito, vi ringrazio ancora, ringrazio tutti coloro che hanno partecipato a questo evento, soprattutto per il semplice motivo che comunque abbiamo avuto modo un'altra volta di rivederci. Speriamo che quest'anno volga al meglio, diciamo, no? Che possiamo ancora rivederci magari tante volte, sperando sempre che questa emergenza finisca. E cos'altro dire, ragazzi? Quello che dico sempre: casco sempre ben allacciato, luce accesa anche di giorno, prudenza sempre.
perché quello che dico è sempre bello rivedersi, incontrarsi, raccontarsi le proprie storie. E poi noi motociclisti, strana ma meravigliosa gente. Ciao ragazzi, alla prossima.